Daniele Sansone, musicista, cantante, scrittore, quant'altro. E vieni da una zona, insomma, della città riconosciuta storicamente come la Piazza di Spaccio. Quanto quello spazio, insomma, le vele, insomma, anche l'architettura di quel posto o la mancanza anche di luoghi di aggregazione, secondo te, ha influito, influisce sulla crescita dei giovani? Credo tantissimo, diceva Felice che bisognava colorare i muri grigi delle periferie, no? Perché la bellezza genera, come dire, genera bellezza, quindi si cresce attraverso la bellezza, si pensa positivo e si guarda avanti con un altro spirito. Felice Pignataro, l'artista di strada, fondatore del centro sociale Gridas, quindi credo sia fondamentale. Personalmente, spesso e volentieri ci sono anche risvolti della medaglia. Nel mio caso, ma io sono un'eccezione, laddove ho avuto una famiglia alle spalle forte, che mi ha insegnato, mi ha dato la possibilità di studiare, però laddove non c'era nulla, quindi non c'erano punti d'incontro, non c'erano piazze, non c'erano cinema, non ci sono biblioteche, in qualche modo la vita te la devi immaginare. E quindi se poi questa immaginazione la metti a servizio dell'arte, riesci a trovare una valvola di sfogo, allora magari riesce che ti inventi un gruppo che si chiama 67, inizi a scrivere, scrivi libri, ma purtroppo non sono tutti fortunati come me. E quindi in qualche modo poi devi trovare un modo per dare senso a una vita ai margini dell'impero. Spesso e volentieri la droga finisce per riempire dei vuoti. La criminalità, lasci spazio in qualche modo al male e il male se ne impadronisce. Com'è cambiata Scampia? Se è cambiata, e d'altra parte però il consumo delle droghe, insomma, si sta diversificando e non riguarda più soltanto alcune aree periferiche della città. Un po' i giovani, diciamo, questo discorso dello sballo riguarda un po' tutti, cioè tutti, insomma, una grande parte. Come mai, secondo te, a Napoli o forse è un problema più proprio di generazione? Ma in realtà sono uno che non ha mai fatto uso di droghe in nessun modo, cioè, come direbbero a Napoli, sono catalitica. Quindi forse sono fuori luogo, però conoscendo un po' la realtà posso rispondere. Allora, il quartiere è cambiato tanti, partiamo dal quartiere. Il quartiere è cambiato tantissimo in questi anni, anche se purtroppo il brand che continua a vendere è Gomorra. Perché? Perché siamo fermi ad un'immagine stereotipata, no? Che è vendibile in tutto il mondo. Ma Gomorra non è più Scampia, non ci sono più le piazze di spaccio mostrate nella fiction. Ciò non vuol dire che la droga non ci sia o che la camorra non ci sia, tutto c'è ancora. È cambiato la modalità e non c'è come prima. Prima c'erano piazze di spaccio dove tu arrivavi con l'auto, prendevi il pezzo e andavo via con file di auto interminabili. Oggi le piazze di spaccio fisiche sono diventate le piazze dei social, quindi ci si incontra attraverso i social, ci si vede, magari si compra un quantitativo superiore alla stecca di 10 euro, al pezzo di 10 euro. E lo si tiene a casa e quindi si fuma un po' alla volta. E le piazze di spaccio, così come sono state raccontate in Gomorra, che risalgono esattamente a 10, 11, 12 anni fa, si sono spostate ancora più a nord di Napoli, tipo al Parco Verde di Caivano, a Melito, a Mugnano. Quindi è cambiato, ma è cambiato anche l'uso delle droghe. C'è un ritorno dell'eroina, per esempio, in questi ultimi anni. Che è assurdo, perché sembrava quasi scomparsa. La droga che tiene più ancora di tutte è sicuramente la cocaina, il crack, che poi sarebbe cocaina fumata, e poi ovviamente le droghe leggere. Lo sballo credo sia, non lo so, forse dovremmo chiederlo più ad uno psicologo, però sicuramente credo sempre che sia la conseguenza di una crisi esistenziale, generazionale probabilmente, laddove la mancanza di lavoro, non vorrei essere retorico, ma ci sono di fronte alle mancanze, no? All'assenza di tante cose, ci si richiude in un mondo fittizio, no? A questo quello che parallelo, illusorio. E forse è questo quello che ti dà la droga e le droghe, la possibilità di vivere senza il dolore dell'esistenza, no? O meglio, l'illusione di vivere senza
E quindi questa continua ricerca dello sballo io la vedo come un modo per fuggire dalla realtà. Veniamo, diciamo, alla musica, no? Tu hai scritto questo libro che si chiama Camorra Sound. Rispetto alle droghe, invece, quanto se ne parla nella musica, quanto magari vengono esaltate piuttosto che demonizzate, e quanto invece magari appunto la musica, l'esempio che potrebbero dare i musicisti, i cantanti, può arrivare ai giovani e trasmettere questo messaggio in questo momento. È un tema trattato tanto e poco, nel senso bisogna capire da quale punto di vista. Per esempio, le droghe leggere è stato trattato tantissimo, perché spesso si usa, spesso anche a partire dagli anni 90 soprattutto, la musica è diventata quasi uno strumento per veicolare messaggi importanti come quelli per la legalizzazione delle droghe leggere, che io condivido, perché credo che legalizzare le droghe leggere significa dare, come dire, una botta ai clan, no? Laddove si toglie terreno al narcotraffico. Per quanto riguarda, per esempio, noi stiamo parlando di Napoli, ma per esempio sono stato spesso al nord a presentare libri, a fare concerti, e lì, per esempio, c'è il problema del cosiddetto spritz, no? Dell'apericena, dell'aperitivo, dove si beve tantissimo. Sono stato a Bolzano e mi dicevano che spesso si trovavano ragazzini di 15-16 anni in coma etilico per strada, cioè situazioni veramente gravi. E quindi è un problema che riguarda l'intero paese. E la musica, come dire, forse troppo poco parla di queste cose, però poi bisogna dire che Ublim sembra musica per butto, no? La musica è musica, sicuramente ha un ruolo importantissimo, ma non è che può assolvere, come dire, cioè può farsi carico di battaglie così grosse. Ci sarebbe bisogno di campagne fatte dallo Stato, che è una contraddizione vivente. Ti dà il pacchetto delle sigarette e ti fa vedere il tumore e tutto quanto, però poi ti venne. E quindi forse sarebbe più onesto se un momento d'onestà da parte di chi vende e spaccia droghe. Napoli che cosa può fare rispetto soprattutto vabbè, a questo momento difficile dove c'è questa escalation, no? Di violenza? Ma credo sia tutto collegato, perché credo si possa parlare di crisi di una generazione, che è una generazione che le baby gang sono ragazzi che sono cresciuti con internet, quindi bisognerebbe fare una riflessione molto più ampia su tutto quanto. Cosa si può fare? Io credo che Napoli non può fare nulla, nel senso Napoli è l'Italia, l'Italia è l'Europa, l'Europa è il mondo, che è banale, ma è così, è tutto collegato. Quindi ci sarebbe bisogno di un piano Marshall. Secondo te che cosa può fare la sanità? Sicuramente prevenire, la cosa più banale che mi viene in mente è questa, cioè, ma prevenire però ribadisco, cioè, è sempre come si fanno le cose, perché se ti metti per strada in modo accademico e dici non fare questo, la gente non ti ascolterà mai, soprattutto i ragazzi. Quindi bisogna, secondo me, la vera sfida è cercare di trovare un modo per arrivare ai giovani e spiegare realmente queste cose. Sta tutto lì la rivoluzione, non è sappiamo tutti cosa dire, è come si dicono certe cose e come si arriva alla gente. Quindi la sanità dovrebbe trovare un modo per arrivare al cuore dei ragazzi e delle famiglie, perché poi questi ragazzi nascono all'interno di famiglie, crescono all'interno di famiglie, e quindi il problema spesso e volentieri sta proprio a casa. Quindi quello è il vero obiettivo probabilmente.